Allora, continuiamo a parlare. Fa freddo qua, sono col cappuccio, però almeno non sto bisbigliando stavolta. Ma non è detto che a un certo punto. Allora, praticamente abbiamo lasciato l'altro video parlando di questi nuovi eroi che ci salveranno. Io sono innamorato di questi eroi e mi diverto. I prodotti che Carlo vende sono ottimi e ho avuto buone recensioni anche nei commenti. La pasta la facciamo noi e condiamo tutto con i nostri prodotti biologici. Siamo anche su social. La natura, il nostro. Però i prodotti che io tratto invece, purtroppo sono dei cazzari del genere. E non è detto che qui in questo caso non si tratta di cazzari, perché poi qualcuno mi ha detto di parlare di Fossa 33. Fossa 33. Parleremo di Fossa 33, ma quello che sto cercando di fare con questi video è farvi capire che siete morti. Ma non ve ne siete accorti, purtroppo. Ovviamente, se tu sei vivo, non ti dovresti incazzare con quello che ho detto, perché se tu sei vivo e uno dice: "Ma tu sei morto!" Non ti dovrebbe toccare la cosa, no? Quindi, ma io faccio recensioni quindi a questi eroi qua, dei morti, delle pecore, diciamo. I morti hanno questi eroi qua. E adesso capiremo anche perché. Il sistema non ha nemmeno bisogno di inventare eroi, come si dice, opposizione controllata, perché la gente, essendo morta col cervello, non sa scegliere e quindi sceglie male. Infatti farò un'analogia dopo alla fine, perché è inutile. Io, qualsiasi eroe vostro, pecore, che voi mi dite di parlare di qualche eroe vostro, sono sempre una cosa che purtroppo voi pecorelle, voi morti, voglio dire, non capite, è che se il tuo eroe morto, caro morto, se il tuo eroe, in questo caso i vivi qua, ricordiamo V for Vendetta, V for Pecora, è un film creato dal sistema dove praticamente fanno vedere un Eva come la buona, quella che sceglie la conoscenza del serpente, no? E Adamo è il Big Brother, il mondo che vogliono far crollare, no? Che era una dittatura religiosa nel film V per Vendetta. Però ovviamente ad un morto, se tu spieghi queste cose, gli rimbalza, perché è morto purtroppo. Quindi Eva la buona, Adamo il cattivo. Eva sceglie il serpente. Scegli la conoscenza, tutto quanto, no? E quindi il cattivo è questo stato che era religioso lì. E ho fatto vedere nell'ultimo video, prima di questo, che Eve viene violentata dal prete pedofilo. Ok? Quindi quello stato era uno stato governato da un certo che si chiamava Adamo. Però quando dico ai morti queste cose qua: "Ma tu ci vedi tutte queste cose?" Vabbè, ma continua a stare morto. Ma che vuoi da me? Che vuoi da me? Stai morto! Gli presentano al morto gli eroi su Canale 5, Rai 1, intera trasmissione qua, dritto e a rovescio, dedicato a questi eroi qua, e non gli viene nessun dubbio, purtroppo. Ci sono le due V qua, la V è stato usato il Movimento 5 Stelle. Viene usato il film V per Vendetta, non è stato fatto per liberare te, pecorella. Quindi, se questi qua si sono ispirati a V per Vendetta, che, come ho detto, l'autore del libro V per Vendetta era un satanista, fan di Crowley, però anche questo no, rimbalza la pecora ai morti. Scusa, non è inutile chiamarli pecora, bisogna chiamarli come i massoni li chiamano: morti, morti. Quindi questo concetto qua piace molto alla pecora, questo di mascherarsi, perché ovviamente per chi ci controlla è anche più semplice, mascherato, puoi andare a fare. E cioè, la cosa bellissima è che se tu vai su Telegram, sul gruppo di questi eroi qua, praticamente tu puoi sentire questo grande rivoluzionario che parla anche qua con la voce tutta modificata, così non si capisce chi è.
E quindi, pecorella, ci arrivi che ti stanno a pia per culo? Che tu su Telegram, che dove chiunque può andare a sentire sulle sue registrazioni, lo puoi sentire pulita la sua voce, e in TV lui ha la voce nascosta, così non si capisce. Ma pecorella, ma morto! E io continuo a parlare con i morti, non so perché. Allora, ecco, quindi è stato intervistato questo qua, grande, Anonymous, cioè pieno, cioè, Bin Laden, cioè, la stessa cosa, no? Come nel film 1984 c'era il Big Brother, no? Che diceva alle pecore, agli schiavi, cari cittadini di Eurasia, stiamo combattendo con questo nemico cattivo, ma ci siamo qua noi, che combattiamo per te, pecorella. E anche la pecora qua, ah, meno male che dritto e rovescio dice la verità. Ah, però una cosa che purtroppo non capiscono i morti, perché sono morti, è che se l'eroe, pecorella, però qualcuno mi ha detto, qualcuno che non posso dire il nome, chiamiamo questa persona Alessandra, Alessandra, Sandra, 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 Alessandra. Lei è un po' come Alice nel mondo delle meraviglie, sogna, sogna, sta dormendo, sound asleep, unfortunately. E quindi lei pensa, ma non so se pensa. Pensa, ci pensa al fatto che è stato invitato qua su Rete 4. E volevo dire qualcosa, ma me lo sono scordato. Siccome io non vendo niente a nessuno, non c'ho niente da editare o da fare, niente, me lo sono scordato, me lo sono scordato. Cioè, non vi è bastato quello. Cioè, i morti, no? Che cazzo vi convince i morti? Che cazzo? Già il fatto che vedi tutte queste luci qua e ti sbattono il logo del ribelle qua. È come se incitano i coglioni ad andare da questo. Così lui acchiappa tutti questi coglioni e li dirige nel niente. Ah, ecco che volevo dire. Praticamente, come ogni eroe dei morti, anche VV qua non crede al V, che finisce con la S, che non si può dire qua perché si chiama, viviamo in Cina. Fra poco ci arriveremo in Cina, pecora, e lì poi vi vorrò vedere, però siete morti, quindi non vi va di vedervi. Quando potevate fare qualcosa, non siamo ancora in Cina totalmente, ma avete scelto sempre. E ogni tanto qualcuno mi dice, ma perché non lo fai tu il cazzo di video? Fallo tu, morto! Fai un video, fai un video. Sei morto, sei! Nascosto, ma poi ci sta quest'altro coglione qua che mi scrive, cara super mega pecorella, si riferisce a me, e notiamo, io faccia nel mio video, dico chi sono, nome e cognome, quelli sono nome e cognome veri, miei, ok? Vediamo adesso uno duro. Che ovviamente dice, cara super mega pecorella, ti sei liberata da tutte le paure e ti sei tenuta a quella più dannosa e falsa di tutto, ovvero quella di Dio. Forse era meglio che credevi alla truffa criminale del V, che non si può dire, che almeno qualche V esiste per davvero. Ma coglione, chi dice che non esistono i V deficiente? Ma noi, mamma mia, sono morti, non mi va manco di rispondere. Certo che esistono i V mongoloide. Ma non uccidono! Quindi quando questi qua vi dicono deficienti, morti, proviamo a fare una cosa incredibile, cioè parlare con i morti. Quindi sono un malato di mente, c'hanno ragione ragazzi, sto cercando a parlare con i morti. Cioè, perché mi hanno detto, ma lui non può, questo qua, VV di questa organizzazione, non può parlare che il V non si. Perché altrimenti è come sembri un terrapiattista se dici queste cose. Ma quella è la chiave. Quella è la chiave, perché se tu, ovviamente, giochi al gioco che vogliono loro, quelli del sistema, cioè quelli ti mettono in TV solo se tu accetti come minimo che il V si trasmette. Tu puoi dire qualsiasi cosa, tutto questo è stato gestito male, bla 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 bla, quello che cazzo ti pare, vuoi dire.
loro non gliene frega. Tu, se lasci loro carta bianca per trattare te come se fossi un terrorista, semplicemente perché vivi, non come questi che si chiamano vivi ma sono morti, praticamente gli hai dato via libera per trattarci come gli pare. Ma questi, i morti, non lo capiscono purtroppo. Mi dicono, ma lui non può dire, perché se dici che il vi non esiste, prima non dico che il vi non esiste, il vi fa parte del corpo umano. Non serve a far morire, perché chi ci ha creato non è stupido che ha messo qualcosa nel corpo per farci ammazzare. Dementi, morti. Ma serve a... Un po' come i pompieri, no? Io vedo sempre fuoco e pompieri. Allora i pompieri sono il problema che causano tutta questa distruzione. No, il pompiere esce fuori quando c'è il fuoco. La stessa cosa, il V esce fuori quando stai tossico. Siccome mangi merda perché sei uno schiavo e non ti danno cibo di qualità, non ti funziona manco il cervello, purtroppo. Pecorella, morto. Pecorella è troppo più intelligente la pecora. Quindi andiamo dall'ammiratore qua. Invece di rifugiarti nell'inganno più grande di tutti, Dio è l'aldilà, unicamente per viltà e per il terrore della propria fine. Ma zozzo deficiente, sei tu che c'hai il cazzo del nickname, stai mascherato, deficiente, io ce la faccio qua. Esci anche tu, le palle, zombie, morto. Ecco il tuo non credere in niente in cosa ti porta. Ad essere una fighetta nascosta lì come tutti voi, nascosti là dietro a sti cazzo dei nomi e sti cazzo dei loghi. Metti la cazzo de foto. Fate ridere. Infatti per questo vi chiamano i morti, perché siete morti. Morto anche tu sei. Super morto! Immaturità, incapacità di accettare la realtà delle cose anche quando no, non ci piace. In più, con la pretesa delirante di crearsi un mondo di fantasia che non esiste. All'inizio davi l'impressione di una persona sincera, ma poi è bastato poco per capire il tuo sporco giochetto. Ma quel sporco giochetto è deficiente, cosa ti sta vendendo? Demente! Sporco giochetto! Non ci far perdere tempo, dici subito di quale setta fai parte, addio. Ma deficiente, tu fai parte di una setta. Tu, morto, la setta dei morti. È numerosissima. E dei dementi che cascano ancora queste cose, incredibile. Ancora devo parlare di sta roba. Infatti, siccome la lista di questi dementi, vostri eroi, eroi dei morti, è infinita, io ho iniziato a fare... Questa ragazza mi ha parlato di un certo Fossa 33. Ho detto qua, e infatti qua ho detto io non posso andare avanti a fare queste cose qua, perché è talmente ovvio quando prendo qualsiasi di questi eroi, no? E lo smaschero, diciamo, no? Perché a loro piace essere mascherati, no? Perché ovviamente devono far vedere quello che non sono, no? Pubblicamente. Ma anche il manifesto di qualsiasi partito è sempre stato bellissimo. Ma devi vedere i fatti, pecorella. Anche questi qua vivi. Per la libertà. Ma che cazzo vuol dire? Sono parole che anche il politico dice le parole belle. Siete. Vi comando con le emozioni, con le parole. State alla superficie. Non capite che questo mondo è completamente finito. È un deserto. E ora. Quindi. Questa persona qua. Ovviamente. Astrid Ares, sicuramente un nickname. Chissà, ammazza se questa è la foto tua. Complimenti, se una dura o un duro, non si sa chi cazzo stiamo a parlare qua. E chi ci vede, no? Che ci sta facendo fuori tra poco. Vedendo questa paura vostra di tirare fuori le palle e di avere la convinzione di esporre le tue idee, le tue convinzioni, no? Ridono. Siete morti, vi dicono. Sono loro che vuol dire, questi di alto rango, di grado superiore, no? Di massoni, nei loro scritti scrivono proprio che il popolo è the dead, i morti.
Mi puoi fare un... C'è uno che su Telegram si chiama Teo, che è Fossa 33. Fossa, morti, per i morti, 33, massonico diciamo, però ovviamente. Non, questi non sono, questi sono coglioni più che massoni. Quindi, questo è il logo. Una visione, una voce, un Führer. Certo, bellissimo. Anche lui ha un motto molto promettente. E a un certo punto sono andato così al volo a vedere sta minchiata, però con l'idea che io ma devo smettere di fare queste cose. E aveva condiviso Agamben. Agamben è un filosofo, cioè un mostro esperto che gli esperti, no? Creati dal sistema, che sono funzionali al sistema. Questo qua è un sinistroide di quelli proprio. Adesso vediamo chi è Agamben. Eccolo. Ecco, sto cercando di fare la sua faccia. Da filosofo. Agamben, carried forth from the work of Michel Foucault. Era il grande amico di Foucault. Foucault andava, era un gaio, era un gaio che qui non puoi nemmeno parlare, però gli piaceva lo stesso sesso, diciamo, e andava in questi bar così, perché l'università di Berkeley gli dava tipo soldi a palate a questo, perché si vede che vabbè. Insomma, aveva qualcosa, non so, di buono per qualcuno, e gli davano soldi e lui faceva le sue ricerche, diciamo, in bar, dove incontrava altri dello stesso sesso e dove si divertiva, diciamo. E così sono i filosofi che voi morti ammirate e leggete, perché siete morti purtroppo. Ma rivediamo bene questa faccia perché è bellissima. È faccia naturalissima questa faccia, proprio naturale. Certo, bellissimo. Ovviamente l'esperto creato dal sistema, il filosofo del sistema, critica addirittura l'11 settembre. Ma come lo critica? Critica che come fanno questi opposizione controllata oggi? Cioè, non mettendo mai in dubbio il V, dicono le misure intraprese sono state un po' esagerate. La stessa cosa dice anche qui dell'11 settembre. Cioè, non mette in dubbio di chi cazzo l'ha fatto sto 11 settembre, ma fa il duro dicendo l'11 settembre non ci siamo. Ok, quindi mi stai dicendo che è molto probabile che non esistano nemmeno aerei l'11 settembre, sai, l'hanno fatto esplodere e basta? Questo mi vorresti dire? No, no! Ma che dici? Bin Laden ha fatto quello, of course! Ovviamente. Ma il comportamento dello Stato americano dopo è stato un po' esagerato. Perché hanno passato il Patriot Act, che non è accettabile. Insomma, la stessa cosa. Morto, lo stessa cosa, morto, morti. Vediamo perché lui ha ovviamente, perché è stato condiviso da Morto 33, Fossa 33, ma anche lui qui sul Covid, no? Parla male del Covid, ma non mette mai in dubbio il V, pecorella, pecorella, mettere in dubbio il V, morto. È la salvezza o la morte è deficiente, sai quanti dottori questi stronzi hanno ucciso? Che dicevano: ma che cazzo dite? I vi fanno parte del corpo. Demente, finirai come quei dottori. Morto. Ma sei già morto, quindi non c'è problema. Quindi vediamo, questo è il Wikipedia di questo Agamben che molti dementi, morti morti adesso condividono come se. Demente, lo sai che io mi ricordo quando ero deficiente di sinistra, vedevo i video di Žižek, questo filosofo sloveno, e ogni volta lui menzionava questo Agamben, no? Ma Žižek era qualcosa di un cocainomane schifoso, sinistro. Ed era un filosofo e veniva invitato a destra e a sinistra a parlare. Questo.
cioè, dopo aver sniffato, e io da morto che ero anch'io, molto tempo fa, quindi morti, c'è speranza pure per voi, anch'io ero morto molto tempo fa. Guarda, Agamben viene pubblicato da Il Manifesto Pecorella, ma hai mai visto mai le prime pagine del Manifesto Pecorella? È anti-uomo, è anti-libertà Pecorella, totale. Non che gli altri giornali siano meglio, però il Manifesto, cazzarola. Un nuovo ordine mondiale puro, proprio. E lui critica le misure adottate dal governo. Non mette mai in dubbio il V Pecorella. E sai che significa questo? Che il tuo eroe non mette mai in dubbio il V, Pecorella, anche questo Fossa. Non troverai mai nessuno che ti dice non c'è nessun V, Pecorella. Non c'è niente di diverso dagli altri anni. Why I do this? Why? Andiamo della biografia di Agamben. Ha partecipato ai seminari di Heidegger, il nazista, dove praticamente studiavano Hegel. Hegel è questo qua, Pecorella, morto, scusa. La dialettica di Hegel, che praticamente dice: noi dobbiamo creare prima il problema alla Pecorella, così poi la pecora accetta un determinato, la nostra predeterminata agenda, no? C'è scritto qua. Ma ovviamente, siccome sto parlando ai morti, loro sentono bla bla bla. Oh, ovviamente hanno già spento il video. Metti anche il pollice giù, dai. Così ti viene duro, dai. Guarda, c'è il banchiere, questo qua, famoso. Qua. C'è anche il 5 che si ripete qua, queste 3 stelle qua, da 5. Così, upside down, con la stella un po' a baffometto. Mamma mia, sono pazzo a vedere queste cose, purtroppo. Sono malato di mente, purtroppo, a vedere queste cose io. Quindi è stato un fellow, oh, fellow del Warburg Institute of London. Warburg? Ripetiamo questo banchiere qua. Che è la causa, che per esempio voi mongoloidi morti ve la prendete con lo spacciatore piccolo là, su Canale 5 ti dicono: ah, abbiamo catturato, ma loro non ti dicono le volte che ti mettono le mani in tasca questi qua, e tu manco te ne accorgi, perché il sistema è fatto in modo che le tasse devono aumentare per forza sempre di più, ma tu sei morto purtroppo. Ti incazzi col pesce piccolo, magari con lo zingaro, che guarda, è matematico che ti ruberà molto di più un banchiere demente che uno zingaro nella tua vita. Anche se ti ruba, non ti ruberà mai quanto ti rubano ogni giorno con le tasse, demente, morto. Ah, vediamo, quindi Warburg è stato un fellow at the Warburg Institute. E poi ha incontrato anche Francis Yates. Andiamo a vedere cosa è Francis Yates. È questa qua che ha studiato intensivamente l'occulto. Perché parla ai morti? Perché? Poi l'ultima cosa, che l'altro fan suo di questo Agamben è Calvino. Calvino ha studiato molto Ignazio Laiola, ma per i morti non vuol dire niente, e ha scritto per Playboy. Vedi qua, Pecorella. Ha scritto un po' storielle un po' erotiche per Playboy. Fa bene il rovinare, diciamo, la morale della società, perché una volta che la pecora è moralmente debole, gli puoi fa di tutto. Una volta che il cervello sceglie sempre la strada più semplice, perché tu l'hai. Loro, per dire, no? Il sistema cosa ha fatto con noi? Ci ha dato troppo, dopo la guerra, diciamo, in questi anni 70, 80 e fino a mo'. Ci ha dato troppo perché hanno capito: dobbiamo renderli pappamolle, pappamolle, mosci. E come si fa questo? Dagli di più, dagli di più.
una volta che tu ti abiti con tutta quella cosa là, o col tanto lì, praticamente non ti va più di sacrificarti, di sforzarti per le cose, perché ce l'hai le cose lì, vai, vai al supermercato, è tutto pronto. Quindi una volta che tu, il tuo cervello, vuole, si abitua a scegliere sempre la cosa più semplice e non si sforza mai a fare ricerca, cosa succede? Che non c'è più bisogno di controllarti, pecorella. Loro non hanno più bisogno di creare fossa 33, ragazzi. Ma ho tolto quell'altro là di VV che quando appaiono in TV quelli sì, sono controllati. Ma gli altri ragazzi, quei pochi vivi, diciamo, e non quelli vivi, quelli là. Gli altri eroi dei morti li sceglie la pecora stessa. I morti, una volta che il cervello non ce la fa più a scegliere la strada facendo ricerca e tutto quanto, scelgono sempre un qualcuno che gli dice: dai, vinciamo subito. E quindi, infatti, questo, adesso arriviamo a questo. Questo è fondamentale, ho trovato un'analogia perfetta per spiegare questa cosa qua. Chiudiamo questa merda. Praticamente, beh, immaginiamo, questa è la situazione, sociale oggi, no? Deserto totale, nel senso se tu butti il seme qua in questo deserto, non prende ovviamente, ma se butti un seme di erbaccia, quello prende. Il seme di erbaccia possono essere tutti i vostri eroi morti. Dai, ditemene qualcuno. Meluzzi, Montesano, quanti, Fossa 33, Montanari, che altro? Dimmi, ce ne sono una marea di vostri eroi, voi morti, ce ne avete tanto. Questi sono, immaginiamo questi come semi, che in un terreno del genere che è stato praticamente... Mettiamo il caso che in questo terreno qua non esce più un cazzo perché dall'alto qualcuno ci ha buttato liquido tossico. E questo liquido tossico lo possiamo immaginare come la cultura che rende questa marea qua di pecore, questo terreno, non più conduttivo alla vita, diciamo. Non so se... Comunque... Questo liquido tossico può essere la cultura, quindi quel filosofo che ho fatto vedere, quello che studiano a scuola, che ovviamente devono tirar fuori dei morti, no? Dalla scuola, e ci riescono, quindi la scuola, la cultura in generale, no? Rende questo terreno completamente deserto, non ci può crescere qualcosa che tu puoi mangiare qua. La verità qua, il seme della verità. Perché il mio canale non lo segue nessuno eppure sta là? Perché ovviamente non sto piangendo morto. Non sto piangendo, non mi frega un cazzo delle popolarità. Io faccio questi video semplicemente perché ritengo giusto dire la verità. Semplicemente libertà di pensiero, così. Finché sarà possibile farlo, bene. Non ho intenzione di salvare il mondo, ma ho intenzione a piacere a Dio. Quello che non piace a te, morto. Quindi il mio canale su YouTube sta lì, ma io non vendo niente di bello per i morti. Perché io gli dico la situazione, gli dico chiaramente, tu sei già morto, ma non te ne sei accorto. Ma molti non lo capiscono, qua non c'è... Che cazzo puoi fare? Se ancora andate in giro, pensate di combattere con i telefoni, col Telegram. Ma siete morti, siete. E poi questa persona, no? Alice in Wonderland mi diceva: ma cosa dici? Ma lui cambia la scheda, cambia la cosa là e nessuno può vedere dove stai. Cioè, praticamente il tizio là che parla con la voce modificata, VV, fa tutto questo per sicurezza, perché altrimenti il sistema lo becca dove? Purtroppo i morti non capiscono che il sistema ha creato la tecnologia che noi stiamo usando. Il sistema conosce te. Sì, te, tutti. Tutti noi, meglio di quanto noi conosciamo noi stessi.
perché gli abbiamo dato un sacco di informazioni. E loro, insomma, hanno tecnologia che analizzano tutti quei dati che noi abbiamo dato e ti fanno un profilo di qualsiasi persona. Sanno tutto. E questa illusione che loro, il sistema, non... E poi è semplicissimo, perché basta andare... Guarda che deve fare qualcosa di difficile, deve fare il sistema. Deve andare su Telegram, dove ci sono le voci non modificate da Rete 4, e troverà dove è la voce sua. Poi dalla voce, insomma, poi... Ma poi, ti ripeto, Pecorella, tu puoi anche cambiare la scheda, prendere la scheda del marocchino, quel cazzo mi hai detto. Ma la triangolazione, Pecorella, quando tu hai cambiato la scheda, è la stessa triangolazione che fanno le antenne quando c'avevi l'altra scheda. Pecorella, è morta, purtroppo. Mi dispiace. Come ho detto, anch'io ero morto, quindi c'è speranza che vivi morti. Però ecco, questo sogno di tuo Pecorella... Io ti posso garantire, Pecorella, vabbè, basta, ho già detto abbastanza. Quindi, in poche parole, cosa sto dicendo questa cosa qua del terreno? Che il sistema, chi ci controlla, non può stare lì a censurare, per esempio, cioè fa molto prima per dire, a censurare proprio la testa dello schiavo che ha. Perché a quel punto tu gli puoi lasciare la chiave lì della gabbia e lui non saprà come usarla per aprire, per uscire. Questa è la bellezza di, con la cultura di ammosciarli, renderli morti. Così anche se tu gli dai la chiave, oppure il seme della verità, loro non ci fanno niente perché sono morti. Capito? In questo terreno qua, che è ricco, c'è il rischio che prenda qualcosa. E quindi è ingestibile per loro questa situazione. Ecco perché loro il lavoro l'hanno fatto con la cultura. Adesso loro vanno proprio autopilota, tranquillo proprio. Il lavoro è stato fatto. Il popolo è stato reso stupido, totalmente. E anche se gli dai, come ho detto, la chiave lì, vai prigioniero, prendi la chiave, aprila. Loro non la prenderanno mai, perché purtroppo hanno problemi mentali, sono morti e non si può parlare ai morti. Purtroppo io in questo video ho cercato di fare quello, a parlare con i morti. Ripeto che anch'io sono stato morto, quindi miracoli succedono, qualcuno è uscito dal coma. Insomma, tutto qua. Ultimi consigli da Carlo. Negozio. Nel nostro punto vendita un'assortitissima scelta per agricoltura, giardinaggio, mangimi, concimi, animali domestici, accessori ed attrezzi. È un reparto dedicato interamente al cavallo. E per i vostri animali domestici trovate tutto, ma...